Onorevole, questa sera lei ha parlato dell'importanza della cultura. La riapertura di questo museo è una tappa fondamentale per Praia Mare. Credo di sì, insomma, il sindaco che ha voluto il museo oggi lo riapre con un nuovo percorso. Io ho sentito questa sera interventi straordinari di uomini della cultura, di giornalisti, insomma, di critici d'arte. E mi pare che Praia, insomma, si propone come modello da seguire. Ha ragione il dottor Simoni, che ho seguito con particolare attenzione. C'è bisogno di fare una sinergia tra i territori. Io aggiungerei anche tra le forze che sono nei territori. Non è più sufficiente solo la politica e le istituzioni. Credo che bisogna stare tutti insieme, la scuola, il mondo delle imprese, il terzo settore, il volontariato, insomma, promuovere le nostre radici, riscoprirle in un museo, in una biblioteca, significa dare identità soprattutto ai nostri giovani. Di identità e di radici ne abbiamo bisogno tutti per capire chi eravamo e soprattutto per capire dove siamo e dove vogliamo andare. Tra l'altro può essere una vera e propria fonte di ricchezza per il nostro territorio. Sì, lo diceva bene anche il dottor Aversa, noi abbiamo delle straordinarie ricchezze archeologiche, ma insomma, no, e non solo, se noi avessimo la capacità di coniugare le ricchezze artistiche, archeologiche e la nostra natura, potremmo proporre al resto del mondo un'offerta turistica diciamo più qualificata. La verità è che abbiamo una regione che non è in grado di saper coordinare e di saper capire che la Calabria ha queste potenzialità. Ci auguriamo che chi la andrà a governare sappia dare alla Calabria le risposte che i calabresi si aspettano. Praia Mare infatti ha, oltre alle bellezze paesaggistiche, anche quelle culturali, storiche, la Madonna della Grotta di cui si è parlato questa sera. Un territorio che vive di turismo deve assolutamente potenziare queste ricchezze. E mi pare che l'idea di riaprire il museo va appunto in questa direzione, va nella direzione di valorizzare, lo diceva prima il sindaco, vuole proporre che siano patrimonio dell'UNESCO le bellezze artistiche e naturalistiche di Praia. E devo dire che il Presidente del Consiglio, sorvolando proprio la città di Praia e vedendo l'isola di Dino, ha capito quanto è bella la Calabria e quando i calabresi ce la possono fare da solo. Guardi, io credo che quell'idea che gli è venuta di dire ai calabresi ce la potete fare da soli sia anche frutto dell'aver osservato quanto è bella la nostra terra. Beh, noi abbiamo un dovere, con una terra così bella dobbiamo fare in modo che, insomma, questa terra sia goduta anche da chi la viene a vivere durante la stagione turistica, che è troppo corta, deve diventare meno breve, deve diventare più lunga, e io credo che ce la possiamo fare. L'isola di Dino, l'isola di Cirella, il patrimonio artistico, la festa del peperoncino, i ruderi di Cirella, il castello aragonese di Belvedere, Cetraro, insomma tutta la costa dell'alto medio basso Tirreno cosentino sono una straordinaria possibilità di offerta della nostra terra. Grazie a voi. Sindaco, riapre il museo, un importante strumento per il nostro territorio, per Praia Mare. È un importante strumento culturale che deve essere valorizzato sempre di più. Dobbiamo stare vicino, dobbiamo coinvolgere la cittadinanza, dobbiamo cercare di fare veramente qualcosa di utile per il paese, per i giovani e per tutti. Perché il museo non è il museo in se stesso, ma è il museo che interagisce col santuario della Madonna della Grotta, con l'isola Dino e con tutte le restanti bellezze che noi abbiamo su questo paese. Noi siamo qua come amministrazione per investire su questa struttura, per cercare veramente le giuste gambe e per segnare un progresso diverso di quello che è stato portato avanti fino ad oggi. Tra l'altro questa volontà di ripresa è data anche dal fatto che chi opera all'interno del museo lo fa come volontariato? Questa è la cosa più importante, oltre a quella di essere dei giovani ragazzi che credono in quello che fanno e credono veramente nelle loro qualità e nella loro professionalità. C'è stato tra l'altro un lavoro abbastanza intenso, una riorganizzazione interna? Beh, hanno dovuto censire un po' tutto, hanno dovuto sistemare una biblioteca che era un po' abbandonata, hanno costituito le sezioni
in un modo veramente grande, che ognuno che entra può leggere attentamente quello che veramente esprimono, quello che vedono. Durante il convegno ha parlato delle potenzialità di questo territorio e di come questo potrebbe diventare anche patrimonio dell'UNESCO? Stiamo trattando questo problema, siamo anche in una fase che è già di raccolta di dati e noi intendiamo di raggiungere questo obiettivo, perché l'UNESCO può dare un segnale tangibile che Praia ne ha bisogno, ma non soltanto Praia, tutta la zona, perché come dicevano alcuni che sono intervenuti, non è più il momento di pensare al proprio orticello, ma dobbiamo alzare gli orizzonti, noi lo sguardo deve essere guardato lontano, perché se saremo insieme e tutti insieme opereremo per raggiungere lo stesso scopo e gli stessi obiettivi, sì che possiamo raggiungere un qualcosa e possiamo segnare un futuro diverso di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Durante il convegno questa sera si è parlata di cultura, ma non solo, il nostro territorio vive di turismo e questo potrebbe essere un connubio interessante. Sì, come si è sentito nei vari interventi che sono stati effettuati questa sera, la cosa importante è stato collegato cultura e turismo. Sono due elementi da tenere in considerazione e che non si possono scindere, perché proprio la formazione della radice all'interno di ogni cittadino che fa parte del comune di Praia a Mare può sicuramente essere un elemento positivo per portare avanti il nome di Praia e, come si è sentito, anche farlo risuonare a livello mondiale, proprio perché abbiamo degli elementi che da non invidiare a nessun altro paese. Abbiamo tanti elementi quali la natura, il mare, le montagne e, cosa fondamentale, abbiamo un museo che è stato definito appunto la culla della cultura di un territorio, e da questo dobbiamo partire insieme ad altri elementi per far sì che il turismo diventi fonte di ricchezza per il territorio. E si potrebbe anche cambiare la tipologia di turismo, perché è far diventare questo turismo anche e non solo un turismo culturale o anche religioso, visto che c'è la Madonna della Grotta. È vero, quando si parla di turismo, il turismo è a 360 gradi, sappiamo che sono tanti tipi di turismo, ma se puntiamo sulla cultura, sulla religione, sul turismo che porta vigore al territorio, sicuramente crescerà culturalmente sia la città di Praia a Mare che il turismo che si andrà a sviluppare. Da un punto di vista di un artista, quale valenza ha questo museo per il territorio? Sicuramente è un museo che dà molto spazio all'avanguardia italiana e per quanto riguarda tutte le arti visive, per cui è stata un'idea importantissima di Salvatore Pepe aver generato questa idea, che poi si è sviluppata nel tempo in questi ultimi 20 anni, anche se ha avuto un momento di pausa, chiamiamola così, però sicuramente adesso è in grande ripresa e sono molto fiducioso nel lavoro che farà la nuova direttrice, perché la nuova direttrice la conosco da molti anni, è figlia di un caro amico purtroppo scomparso, artista anche lui, che io ho conosciuto e col quale ho collaborato in alcuni lavori di ceramica tanti anni fa, insomma. E quindi è un museo che sicuramente avrà un successo e porterà sicuramente giovamento alla cultura del nostro mezzogiorno, della Calabria in particolare, ma di tutto il sud. Lei tra l'altro ha detto che ha vissuto personalmente l'esperienza di questo museo? Sì, l'ho vissuto personalmente, perché nel 1996 qui io ho realizzato una mostra di mie opere, delle installazioni e poi un'altra di ceramiche, per cui qui ho avuto incontro con tanti artisti del sud, alcuni già li conoscevo, altri li ho conosciuti proprio in questo museo, ed è stata un'esperienza sicuramente molto positiva, perché ha fatto crescere, noi abbiamo bisogno di crescere nel confronto con gli altri. Riapertura del museo, un lavoro lungo e meticoloso, e adesso oggi finalmente si possono vedere i risultati.
Certamente, io sono felicissima di questa serata appena trascorsa perché effettivamente Praia Mare aveva bisogno di questa riapertura soprattutto al territorio, perché il museo deve essere fruibile a tutti i cittadini, cioè se museo civico si chiama avrà un motivo, e cioè la popolazione di Praia deve essere messa al corrente di tutto ciò che avviene soprattutto nella struttura a livello di eventi, manifestazioni, mostre e quant'altro, ma soprattutto deve essere il primo fruitore, il cittadino, di questo museo, e quindi non più luogo statico ma dinamico con l'interazione e il coinvolgimento di tutta la popolazione praiese. Durante il convegno ha fatto un'interessante riflessione sulla cultura e sull'importanza che ha la cultura per questo territorio. Certo, la cultura è alla base, a mio parere, di tutto ciò che è il territorio e il rilancio del territorio, ma soprattutto quando la crisi economica, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, c'è e si fa sentire parecchio, la cultura non deve essere l'ambito su cui tagliare, perché gli investimenti, i fondi devono arrivare, perché cultura è crescita e un paese deve crescere. Tra l'altro, diciamo, continuando a portare avanti questa filosofia sulla cultura, potrebbe essere anche uno strumento per far tornare tanti giovani che si sono laureati, che però sono andati fuori e non hanno trovato magari sul territorio una possibilità lavorativa? Certo, e le dirò di più, aggiungo che stiamo invitando tutti i giovani praiesi e dei comuni limitrofi a consegnarci, diciamo come tesoro della nostra biblioteca, le loro tesi di laurea, sia perché diciamo è un orgoglio, un vanto poter custodire qua gelosamente il loro risultato di tanti sforzi di studio, ma soprattutto perché può essere anche da fonte insostituibile, inusaribile per chi volesse studiare quella materia e quell'argomento. Cosa dire e cosa aggiungere? Io l'ho detto precedentemente nel mio intervento, parafrasando un titolo della canzone di Ligabue, il meglio deve ancora venire. E abbiamo qui con noi la storia del museo. Insomma, la storia, diciamo che è stata un'idea molto bella che è nata nel 93, come ho detto pure questa sera nel mio intervento, attuata nel 94 grazie, diciamo, agli amministratori dell'epoca e a tanti amici artisti che hanno collaborato con entusiasmo alla nascita di questo museo, che è stata la prima realtà su tutto l'Alto Tirreno cosentino ad occuparsi di arte contemporanea e una delle prime in Calabria, tra tante difficoltà, perché poi all'epoca le difficoltà erano soprattutto logistiche e quindi bisognava attivarsi per andare a prendere e ritirare le opere e via dicendo. Che siamo partiti con una collezione di artisti del calibro di livello nazionale, diciamo, che avevano operato un po' in tutta l'Italia, ampiamente storicizzati dalla critica, per cui andarli a contattare personalmente a Roma, Milano e tutti i centri dell'arte che c'erano, che ci sono in Italia, non è stata cosa semplice, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Tra tante difficoltà, nel 94 abbiamo recuperato, grazie all'amministrazione comunale, questo edificio che era fatiscente, abbandonato a se stesso, poi è stato ampliato nel 2000 con nuove acquisizioni, abbiamo acquisito opere di artisti storici quali Salvatore Emblema, Nato Frascà, Achille Pace, Luigi Miccini, per cui nomi importanti della storia dell'arte contemporanea. Ed ora è di nuovo qui per questa nuova riapertura? Sì, io ho finito, diciamo, col museo nel 2006, per motivi personali ho lasciato l'incarico di direttore e poi mi hanno ricoinvolto dopo 8 anni in questa avventura. Non ho potuto dire di no perché c'era di mezzo il ventennale, una data importante, sopravvivere a 20 anni di storia non è semplice, per cui ne sono successe tante in questi anni, tra alti e bassi il museo comunque è andato avanti. Ed è giusto dare il proprio contributo nei limiti delle proprie possibilità.
Comunque la riapertura non è stata semplice, avete fatto un grande lavoro, ci sono state diverse cose che avete dovuto organizzare. Assolutamente sì, abbiamo dovuto innanzitutto resettare per una scelta direttiva tutto il museo, quindi creare degli equilibri nell'allestimento, creare nuove sale per sezioni tematiche, oltre che per correnti artistiche, diciamo, per cui è stato un lavoro veramente impegnativo. Abbiamo dovuto purtroppo tenere fuori tante opere che potevano qualcuna anche essere all'interno del museo, però magari necessitavano anche di restauro o di, diciamo, di interventi più appropriati per essere esposte, o comunque abbiamo preferito dare un taglio storico al museo con opere importanti di artisti conosciutissimi, in modo che l'eco di questo museo possa propagarsi anche su tutta la nazione, non solo nella nostra regione. Durante il convegno ha parlato dell'importanza dell'arte, della cultura. Secondo lei questo museo può essere una spinta propulsiva per il territorio? Certo, questo museo già sono 20 anni è una spinta propulsiva culturale per Praia Mare e per i paesi vicini, diciamo. E ulteriormente con questo nuovo allestimento lo sarà ancora di più, sia una proposta e un momento educativo per chi verrà a visitarlo, sia per i ragazzi che sicuramente sono la forza propulsiva per poi portare gli adulti, perché magari noi adulti ci allontaniamo dai luoghi di cultura, ci allontaniamo dai musei proprio perché siamo pieni di tante cose da fare. Invece attraverso i nostri bambini, attraverso i ragazzi, possiamo sicuramente riscoprire determinate radici anche culturali che magari appunto possono farci crescere sia culturalmente che dal punto di vista civile. Tra l'altro l'allestimento è stato fatto con grande maestria. Certo, queste nuove stanze sono state riallestite in modo molto critico e molto ripulito, nel senso che possiamo usufruire al pieno dei singoli artisti. Poi sono state suddivise per tematiche, io parlo per l'arte contemporanea, quindi per gli artisti acquisiti in questi 20 anni, e tutta una sezione dedicata agli artisti calabresi. E poi ho visto, come diceva, hanno detto le altre persone prima di me, le altre sezioni, quella dedicata alle conchiglie e poi la parte archeologica, così chi viene può veramente usufruire di un percorso storico-artistico proprio di formazione del proprio passato e per il proprio presente. Dopo la visita a questo museo, una prima considerazione? Intanto il mio punto di vista è come artista, devo dire questo: ha una gran bella collezione con nomi autorevoli dell'arte contemporanea e propone una varietà, ma anche un percorso attraverso i linguaggi dell'arte. Mostra ciò che di più attuale si produce in Italia, e attraverso anche delle correnti, delle cose specifiche, attraverso arte verbo visuale, l'informale e tanti altri, il concettuale. Quindi io mi sono complimentato, perché il museo svolge un ruolo sul territorio importante per le nuove generazioni, per gli amanti dell'arte, per chi vuole anche curare lo spirito anziché solamente. E in questo momento di crisi penso che sia ancora più importante rivolgere lo sguardo proprio all'arte, proprio per far progredire. E qual è, si può dire qual è la sezione che preferisce? Quella degli artisti calabresi, perché gli artisti calabresi secondo me rappresentano una pagina inedita, perché sono quegli artisti che hanno, per scelta, sono rimasti in Calabria, non sono stati costretti ad emigrare, quindi hanno anche creato dei collegamenti importanti
fra la Calabria e il resto d'Italia, perché gli artisti che sono rimasti qui stanziali hanno creato appunto collegamenti con scambi culturali, quindi si sono posti proprio come anello di congiunzione fra il resto dell'Italia e il territorio, ecco, con più difficoltà, strappando tutto con i denti, come si suol dire. Purtroppo in Calabria diventa tutto più difficile, e riuscire in Calabria in realtà c'è anche un merito in più. Sì, sicuramente, intanto perché si è svincolati dai luoghi dove l'arte viene anche svilita, dai luoghi dove viene mercificata l'arte, forse questo è l'aspetto, diciamo... Lo si fa veramente per passione. Si fa per passione, si fa con professionalità, proprio svincolati da quello che è la mercificazione dell'arte, cioè da quello che sono, cioè un modo di produrre che non porta tante volte a un'originalità e una consapevolezza del fare arte e del fare artista. Quindi sia nei meccanismi proprio delle gallerie e dei galleristi in genere. Biagio praticò, professore, insegnante, uomo di cultura e anche scrittore, quindi una figura adatta per questa biblioteca che ha riaperto finalmente al pubblico dopo un intenso lavoro. Sì, noi in effetti abbiamo dovuto fare la ricatalogazione di tutte le opere esistenti nella biblioteca, ma soprattutto il più grosso lavoro è stato incentrato sulla suddivisione delle varie categorie, cioè noi abbiamo dato un'indicazione precisa indicando a chi arriva nella biblioteca una strada, cioè il settore calabrese, il settore della narrativa per ragazzi, narrativa italiana, narrativa straniera e soprattutto saggi che sono collegati direttamente a quella che è la nostra regione e il nostro territorio. In particolare noi abbiamo avuto questi libri tutti regalati e dobbiamo ringraziare due nostri concittadini che ormai non sono più tra i vivi, e il professor Guido Giugni, che è stato professore di pedagogia all'Università di Perugia, che ha donato quindi libri di pedagogia e di psicologia, e il professor Giuseppe Guida, che era uno storico del luogo, cultore, originario di, credo, di Lago Negro, dove ha insegnato, dove ha fatto anche il sindaco, e che è stato veramente un grande uomo di cultura. E ho scoperto che era anche un grande conoscitore della lingua francese, perché tutti i testi su cui lui ha diciamo, studiato e su cui ha operato sono testi originali francesi, della pedagogia francese in particolare. E adesso noi abbiamo questa intenzione, cioè vogliamo fare in modo che le scuole vivano la biblioteca, e quindi la biblioteca comincia adesso ad aprirsi al territorio, perché non vogliamo che i libri siano qui dentro come tanto per essere mostrati, invece devono essere vissuti dai ragazzi, e noi credo che cominceremo a fare proprio degli incontri specifici con i ragazzi, ma anche con le persone più, diciamo, più grandi, per leggere il libro e quindi cercare di interpretarlo e di capire che cosa l'autore ci vuole raccontare con quello che in effetti lui scrive, e allora cominciare dalla nostra realtà territoriale per poi passare poi alla realtà regionale e così nazionale e internazionale. Soprattutto noi vogliamo far capire ai ragazzi, ma anche alle persone più grandi, che non si interessano delle proprie radici, che se non si parte dalle radici, se non si parte dalla cultura del posto, non si può assolutamente comprendere quella che è la vita di tutti i giorni, la vita che si incontra avendo poi contatti con gli altri. Questo è il nostro obiettivo, soprattutto è quello di fare un centro vitale. Ecco perché abbiamo messo dentro al museo non soltanto opere di arte moderna e contemporanea, ma abbiamo messo le conchiglie, abbiamo messo la biblioteca e le ceramiche e la sezione archeologica, cioè abbiamo voluto mettere insieme tutte queste realtà culturali che poi, fondendosi tra di loro, fanno la cultura con la C maiuscola, e quindi i ragazzi hanno quindi la possibilità di vedere globalmente quello che è una realtà quale la nostra. E credo che sia veramente importante che i ragazzi cominciano ad apprezzare quello che sono i veri gioielli del nostro territorio, in particolar modo il museo, il santuario della Madonna della Grotta, dove gli scavi archeologici hanno portato alla luce l'esistenza di progenitori che vanno a 10.000 anni fa,
e soprattutto l'isola di Dino, che sono queste tre grosse, diciamo, grossi gioielli che noi vogliamo valorizzare attraverso questa azione del comitato di gestione, che vuole appunto attraverso la cultura fare in modo che la cultura si dia opportunità anche di lavoro alle persone, quindi non soltanto un fatto strettamente culturale, ma anche un fatto culturale che incide sia sullo turismo e sull'economia della nostra zona e quindi del paese in particolare. Un connubio studiato tra arte e musica, sempre arte. Sempre arte, no? Voi siete, presentatevi. Noi siamo Show Duos e viviamo di musica, almeno ci proviamo, vissi di musica in questo caso, è il caso di dire. E niente, siamo veramente felici di essere stati qui invitati a dare una mano, ecco, se possiamo dire, per la globalità dell'arte. Bello, ci fa piacere che sia riaperto il museo, secondo me c'è bisogno di promuovere e promozionare l'arte in tutti i suoi aspetti. Ci fate sentire un vostro pezzo? Nostro? No, noi facciamo cover, per cui un pezzo di qualcun altro rifatto in modo nostro, va bene, d'accordo.